Sì, faccio Ciccio il vinaio, dai, faccio Ciccio il vinaio, dai. Ma perché no? Ciccio il vinaio è uno che deve consegnare del vino, no? Del vino. E ancora del vino, ma più che consegnare lo bevi. Andiamo. Che è successo? Mi è rimasto un pippolo in mano, vabbè, l'ho rimesso. Va bene, dai, uno te, vabbè, è carino, bisogna che ci fosse una telecamera per vedere le scene. Vabbè, dunque, ecco, vai così, ok, va bene, io sono completamente sobrio, sì, assolutamente, sì, no, io proprio... Pronto? Oh, signora, buongiorno. Buongiorno. Sì, il signor Quintino. Quintino, sì. Quintino, io cerco il signor Quintino. Che sarebbe la moglie lei? Sì. La moglie piena e la botte ubriaca. No, scusi, la botte piena e la moglie ubriaca. Sì. Cosa ho fatto un po' di confusione. Ecco. Senta, ma il signor Quintino è in casa? Sì. Sì. Lo vuoi? Lo voglio, sì. Sì, lo va voglio. Bene. Noi allora, siamo bevitori. Ci va bene insieme. Arrivederla, cara signora. Dalla moglie ubriaca era. Pronto Quintino? Sì, chi va? Come stai, Quintino? Oh, chi parla? Quintino Sella, ma questa è una battuta, non so se l'hai capita. Ciao, come stai? Sono sì. Ciccio il vinaio della vineria Il Briaco Lucido. No, ma io non... Ti ricordi di me? Abbiamo fatto delle piccole bevutine, degli assaggini insieme, voglio dire. Io assaggio sempre, devo assaggiare il vino, se no come faccio a venderlo, capisci? Ma non mi serve niente a me. No, come non ti serve? Tu hai fatto un'ordinazione veramente, veramente copiosa. Tanto vino, ma quanto bevi? Forse tu bevi più di me. No, io non bevo proprio, sono astemio io. Ma cosa sei? Sì. Non bevo per niente. Ma come sei, hai detto? Non bevo. Ma prima hai detto sono? Stemio. Stemio? Stemio. Ui, tu sei stemio. E vuol dire che bevi dalla mattina alla sera. Bevo l'acqua io. Vabbè, io ho da fare, devo andare via adesso. È come diceva quella vecchia canzone. Bevi l'acqua, gusta vino. Sì, va bene. Ciao allora. Allora ti porto tutto il vino che ti serve. Ciao. A te e alla tua moglie ubriaca. Ciao. Va bene? Ecco, vedi, basta trovarsi d'accordo con le persone per bene, come noi, come me e lui, però, e basta. Io vado oltre perché questo è già sistemato. È stemio. Che vorrà dire stemio? Non lo so, penso niente. Stemio non vuol dire niente, eh? No. Va bene. Pronto? Signora, buongiorno. Chi è? Sento un rumore in sottofondo, che cos'è? Non lo so, chi è? Ma sento come una linea. Infatti. Ormai non sono mica io, deve essere... Io cercavo Fernando, signora. Chi è? Io sono Ciccio il vinaio. Ciccio? Il vinaio. Aspetta, ma scusi signora, ma che cos'ha? Ma che cos'ha? Spenga il fax, spenga. Vedi che io ho sentito delle orecchie. Ah, no! Mi perfora! Ma questo non è mai successo prima! Una cosa incredibile! Donna e fax insieme, tutto insieme. Pronto? Sta arrivando. Forse ha smesso di fischiare. Pronto? Signora, mi dica. Niente, stava Fernando al cellulare. Ma no, qui c'era un fischio che avete anche era il fax acceso. Sì. Non mi ero accorta che c'era il fax acceso. Se vuole le mando un fax, ma con la goccia sopra, sa, come quella pubblicità, tac, arriva la goccia e quella se la ciuccia. Mi può passare Fernando? No, Fernando non c'è, te lo trovo al cellulare. Ma scusa, mi hai detto Fernando stava parlando al cellulare. No, ho detto lei, Fernando. Lei è la moglie piena o la botte ubriaca?
Cioè, è la moglie piena? No, è la moglie briaca, è la botte piena o la moglie briaca? Ma io sono la botte piena. La botte piena? Sì, la moglie briaca non beve la moglie. Ma lei è molto grassa allora. Sì. Senta, potrei venire lì e tolgo lo zipolino e mi attacco e bevo un po' del suo fluido. Scusa, ma chi è lei? Non ho che capito. Che viene fuori dall'ombelico. Sono Ciccio il vinaio. Siccome suo marito ha fatto un'ordinazione di vini molto molto copiosa, no? Molti vini di tutti. Ma che mio marito non ha fatto nessuna... Ma certo, suo marito è un noto ubriacone, lo conosco. Senta, lei, io non c'ho tempo da perdere. Da perde, ma perda un po' di vino che mi attacco, no? Magari la signora lo piscia vino. Vabbè, no, ma io sono lì con la bocchina aperta, certo, no? Volevo dire che anch'io sono stemio, questo tanto per dire. Questo ha un nome strano, sembra quello di una famosa coppia comica. Davvero? Vediamo un po', però in realtà deve essere straniero. In ogni caso, proviamo, no? Sì. Uno si chiama Gian. Io mi ricordo di Ricche Gian. Ricche Gian. Sì. No, questo è Gian. Gian, di nome, Gian. Però c'ha un cognome sarà straniero, però in ogni caso. Voi in forza, io devo parlare con queste persone perché hanno tutte la moglie piena. Che io gli faccio un buchino e io... E mi attacco io. Beh? Risponde la segreteria. No. Andiamo da un altro. Questo non era... Gian. Gianni e Pinotto, Ricche Gian e così via. Sì. Qualcuno si ricorda di Gianni e Pinotto? Per carità di Dio, una coppia comica, no? Faceva ridere poco, ma certamente ci provavano. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un compagno di bevute di Adolfo. Sì, chi è? E sono Ciccio. E vorrei parlare con lui perché mi deve dire dove ha trovato quel vinello che io era buonissimo, non sono riuscito più a trovarlo. Me lo può passare per piacere? Ah, è lei con Adolfo Ermini? Certo. No, perché mio padre è astemio, perciò. Astemio? Ma guardi che non mi risulterebbe, sa? Anzi, io e lui ci siamo fatti delle bevute che dopo abbiamo fatto delle pisciate lunghe chilometri. Veramente, prima abbiamo fatto a chi beveva di più e dopo a chi pisciava di più. È stato meraviglioso. È una cosa, lei forse non lo sa, ma annusi l'alito. Arrivederci. Annusi l'alibi, l'alito. Ma perché arrivederci? Ma perché mi dice ciò? Ma ha detto ciò. Mi ha detto ciò. Ciò mi ha detto. E dicendomi ciò mi fa pensare che siano tutti astemi, effettivamente. Ma come mai sono tutti astemi oggi? Non trovo nessuno che beve, Ma io lo so mia, Ma no, Dio, abbi pazienza. Allora, le ditte che fanno i liquori o i vini possono andare a fallire. Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Mi fa molto piacere sentire la moglie di Biagio. La moglie di Biagio, vero? No, ha sbagliato. Come Biagio non ha sbagliato? Scusi, ma io sono completamente ubriaco. Signora, sono completamente ubriaco. Sì, lo sento. Ecco, io volevo dire, siccome sono completamente ubriaco, ci vedo doppio, no? Anzi, di più. E allora io volevo venire da lei per sapere se c'aveva un bicchiere d'acqua, perché io a questo punto ho bisogno di glu un po' di acqua. Vado al bar, va bene. Al bar mi vergogno, signora, perché non mi reggo in piedi. Io Vai in piazza del popolo. A Piazza del Popolo mi sono andato in Piazza del Popolo, ma c'è troppa gente. E allora sì, tutto quel popolo. Sì, comunque mi dispiace per il suo problema. Comunque mi scusi, signora, se ho bisogno di acqua, e se non c'è acqua, anche una pisciatina in bocca, signora, mi può fare quello che basta che mi butti del liquido che non sia alcolico. Va bene, la prossima volta, arrivederci. Ma Biagio? Non c'era. Mamma mia. Andiamo allora dal dottore. Si va dal dottore, vediamo se il dottore ha un rimedio per questo povero uomo che non si regge in piedi, però. Sì. Ma il dottore non c'è. No, non c'è. Sicuramente non c'è. Il dottore non
c'è, lo sento che non c'è. Lo sento che non c'è, non c'è, non c'è. Oh, ecco, vedi? E io quando hai bisogno di un dottore, non lo trovi mai, lo trovi. E allora io vado da un geometra, perché è meglio un geometra vivo di un dottore morto. Ecco. No, veramente il detto è meglio un asino vivo di un dottore morto. Appunto. No, sì, no, già. In che senso? Bah, vabbè. Pronto? Buongiorno signora. Io volevo sapere se c'era in casa il geometra. E chi è che parla, scusi? Io sono Ciccio. Cioè? E Ciccio il vinaio. Ho qui pronto scusi, parlo un po' impastato. Tutto il vino che lui ha ordinato, il geometra. Ma no, non ha ordinato nessun vino. Ma certo, lei è la moglie, signora. E lui ha ordinato molto vino, sa, signora. Molte marche, molte bottiglie. Ma anche lei dove si trova? Una damigia. Io qui il mio negozio, Ibriaco Lucido, no? Si chiama così. E lui è venuto e dice, ma mi fai un morto di tutto questo? Io ho detto, dammi il numero di... Ma che negozio a lei? È un negozio di vini, signora. È un negozio di vino, ma proprio di vino, come dice ma anche in che il prete. Senta, signora, la via, io non me la ricordo perché sta quando bevo, c'è un po'. Deve essere. Guardi, via di qui. Senta, signora, io vorrei venire a portarti questa roba. No, guardi, anche ma noi non viviamo qui. Io vengo tutto zig zag. Signora, per favore, stia zitta, Befana, e per carità di Dio, stia zitta, ma perché chiacchiera così tanto, hanno bisogno di dirlo, e ditelo, che ce li avvolto io, via, forza, fuori, ma che si può andare avanti così, non devono dirlo, io ho gli avvoltoi, capito? C'ho dei pezzi di merda che ascoltano, ecco, non tutti, solo alcuni. E allora succede che vanno a ricercare le persone a cui io telefono, capito? E io li voglio fregare, è evidente, no? È evidente. E allora io, è evidente, cerco di farlo, e quando lo faccio, adesso andiamo avanti. Poi dice, è così. Ma stai zitta, che ti conviene, andiamo avanti. Ecco, ok. C'è della gente che la metterei in muro, tanto oggi siamo a ammazzare, no? Oggi come oggi la vita umana non costa più un cazzo. E allora andiamo avanti. Sì. Che è successo? Chi è? Ma chi è? Com'era buono questo vino, signora, ma buono. Meno male. Buonissimo, signora, solo mi fa venire un po' il singhiozzo, sa? Una cosa così, signora. Senta, c'è pronto? Sì. Armando. Chi Armando? Armando, tu sei Armando? È il mio più gerundio preferito. Ecco, ho detto più. Hai bevuto qualche goccio? Io bevo a catinelle. Così, poi i gocci a me mi fanno. Allora, mettetelo nel culo e state zitto. Ma cosa, Armando? Armando ha detto del culo, ma come dire, io bevo dalla bocca, grullaia, L'ho richiamato, sì? Certo che l'ho richiamato. Com'era buono quel vino, mamma mia, com'era buono. Peccato che sia finito.
Ecco, adesso stanno arrivando i carabinieri, hanno preso il numero del telefono, ti stanno prendendo, eh. Ah, sì? Ecco, sei sotto controllo col telefono, eh. Ah, sì? Sì. Tu sei proprio bischero. Tu sei proprio bischero, Nini. Ma che ti fai? I film? Ti fai i film da solo, eh? Che sei regista, interprete, tutto quanto. Ma non ti vergogni alla tua età a inventarti le balle? Ma più, vergognati! Più parli e più sei sotto controllo. Chiama il 113. Sì, chiama il 112. Chiama il 112. Chiama il 118. Ti potresti far male. Fai il cellulare, prendi. Ma perché mi fai sapere tutte queste cose? Vergognati. Prendi il cellulare. No, non lo prendere. Hai tanto fatto? Ecco. Hai fatto? Sì. Ecco, sta facendo, ecco. 25.06. Sì. Ecco, bravo. Ora, allora, questo mi dice pure il numero. Senti. Basta così, basta. Stronzo. Dai, detto abbastanza. Oddio. Ma perché ce l'ha con me? Perché sono ubriaco. Specialmente perché sono ubriaco. Ho detto solo. Ma era buono il vino, ragazzi. Ma buono. Sono sempre sotto controllo? Ti prego, controllami, perché sennò bevo troppo. Capito? Eh? Cosa sta facendo questo signore? È tutto falso quello che ha detto. Prendi il cellulare. Vedete? Io voglio prendere su una bella bottiglia di vino. E vuoi fare finta di telefonare. Pronto? Signor Alcol, come sta? Vedi? Quante ne ha dette, quante baggianate ha detto questo signore, vero? Non ti vergogni alla tua età di queste cose, via, andiamo avanti, su. No, sì, andiamo dai dottori, va. Un altro dottore, ma tanto i dottori non ci sono, quindi sono come preti, non ci sono mai. Va bene, sì, dai, e prova. Attenzione. Ah! Ha detto attenzione, lo vedi? Mia c'era, certo che non c'era. Attenzione. Ha detto il numero, eh? No. Scusa, qui troppe ditte. Via, saltiamo, facciamo un'altra bella bevuta con qualcun altro. Possibile che... Ma che cazzo? Ecco fatto, dai, ecco. Va bene questo. Va bene meglio quello che un altro. A volte devo, capito, trovare qualcuno. Come sempre, no? Sempre piuttosto in modo improvvisato. Funambolico. Sì. Povero ciccio, eh? Ora perché uno è un mia? Com'è buono sto vinello, Nini, veramente buono. Però mi fa venire qualche singhiozzo. Capito? Come stai? Sto. Stai bene? Stai male? Io sto benissimo, sto volando, guarda. Sì. Ho bevuto qualche goccio. Insomma, qualche goccio. Qualche gocciolone. Tu bevi? No. Non bevi? Guarda che per questo che non stai bene. Tu stai male perché non bevi. Bevi qualche volta un po' di vino, no? Come ti chiami, tesoro? Ti chiami Antonio? No. Ti chiami Giuseppe? No. Ti chiami Benito? No. E allora dimmi se ti chiami Adolfo? No. Io mi chiamo Ciccio. Ciccio, faccio il vinaio, sai? Ciccio il vinaio. Sai? Faccio un negozio di vini che si chiama il Briaco Lucido. Capito? Ho solo un po' di singhiozzo di tanto in tanto. Tu che cosa fai nella vita? Niente. Sei pensionato? No. Non hai mai lavorato in vita tua? No.
Non fai niente, non hai mai fatto niente? Faccio niente io. Non hai fatto nemmeno il soldato? No. E non hai fatto nemmeno l'amore? Mi gamba lei. Mi gamba lei chi? La moglie? Sì. Se hai una moglie? La mandi a battere? Sì. Rende bene? Sì. Tu stai lì, non fai niente, no? E ti arriva lei con i soldi in bocca. In bocca. In bocca. Va bene. Senti, perché non ci facciamo una bevutina ogni tanto io e te insieme? Offro io. Cosa? Io guarda, ho tanto, tanto liquido da offrirti. Non c'è problema. Te apri la bocca e io ti vomito in bocca tutto il vino che ho bevuto. Hai capito? Sì, botto. E poi mi riceverà un po' di singhiozzo anche a te, non ti preoccupare però, tutto sotto controllo, mi ha detto quell'altro signore, siamo tutti controllati. Capito? Ti devo salutare perché mi stai un po' sulle palle, perché sei uno che parla poco, e anche un pappone, un bombardino. E Dio vomito, via! Ed eccoci trasbordati nella seconda parte del sondazzo. Sì. Se nella prima ero ubriaco, nella seconda no, invece sarò molto sobrio. Però mi piacerebbe fare un po' proprio il fiorentinaccio. Sì, fammelo fare. Sì, proprio quello che sono io, insomma, quando lo faccio. Sì, dai. Sì. Ecco fatto. Via. Eccomi. Sì, così mi piacerà parlare come mi viene. Sì, c'ho voglia, mamma mia, voglia. Sì, però se non mi rispondano, madonna buona, abbi pazienza. Qui bisogna che mi rispondino, bisogna rispondino. Va bene, sì. Forza, dai. Numero, presto. Ecco fatto. Cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, siamo qui. Sì, qui siamo. E dove voi siamo? Se non siamo qui, siamo là. Se non siamo là, siamo più là. Da qualche parte siamo. È vero? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sento un respiro. Pronto? Ma è possibile parlare con qualcuno? O come mai? E sentivo prima un respiro. Così, no? Poi questa ha appoggiato la cornetta e ha lasciato aperto. E sentiamo i rumori di casa. E a me non me ne frega nulla, capito? Io non ho bisogno di una cosa, si può dire veramente assolutamente anomala. Una persona, io ho detto solo pronto, è vero? Non ho detto niente, ha voluto, vabbè, andiamo da qualcun altro, capita, sì, capita, è capitare, mamma mia, se capita, aspettiamo con pazienza. Pronto, buongiorno, senta, buongiorno, sì. Gli è mai capitato a Lorenzo di rimanere praticamente appiccicato, Pronto? Signora, pronto, sì, buongiorno, volevo sapere se a Lorenzo gli è mai capitato, se gli è mai capitato oppure no, se gli è capitato oppure no, gli sarà capitato qualche volta, no? Di che? Di rimanere appiccicato. Ma guardi, come sta facendo questa... Questa? Telefonata, che... Sì, guardi, la ragione, sto facendo una telefonata, questo è vero. Ma io vorrei parlare con Lorenzo, così glielo chiedo direttamente, no? Sì. Grazie, brava signora, faccia il suo dovere di moglie.
Madonna buona, mi passa il suo marito, l'è rimasto un po' sconcertato. Ma, pronto? Pronto, Lorenzo. Senti lì. Senti una cosa, Lorenzo, volevo sapere, ma te mai capitate? Te mai capitate? Te mai capitate? Beh. Capito cosa ho detto? Te mai capitate? Che fai? Beh, così. Tutto mi sembra una papera, e via. Te mai capitate di rimanere appiccicato? Ma chi sei tu? Ma capito che ho detto o no? Ha capito che ho detto? Ho detto, te mai capitate di rimanere appiccicato? Chi sei tu? Chi sono io? Chi sono io? Chi vuoi che sia io? Chi vuoi che sia io? Io sono qui... Sembra una gallinaccia. Senti una cosa, io sono quello che ti chiede, te mai capitate di rimanere appiccicato? È possibile che tu capisca? Io ho 91 anni. Madonna ragazzi, beato bene. Allora che sei un po' sordo? Poino. Allora che ti, desidera lei? Allora, te lo dico in italiano puro. Ti è mai capitato di rimanere attaccato? Che non mi occorre niente a me, eh? Sì, capisco, capisco. Ma mi fa piacere di parlare con un 91enne. Complimenti! Sei, sei del 12? Arrivederci. Sei del 12? Arrivederci. L'anno del Titanic. Ciao, ciao, stammi bene, mi raccomando, Va avanti così. Insomma, anche un po' meglio, insomma. Ciao! È ancora lì? Enzo? Lorenzo? Chi è il subitore? Ecco. Non ha riattaccato. Enzo? Ma lasciamolo stare, 91 anni, sentite, 91 anni. Ecco, io però, io ti dico la verità, a 91 anni, tanto non ci arrivo, ma se ci arrivassi, no? Arrivassi, o a 90, 80, comunque, non direi mai, io ho 80 anni, io ho 91 anni, cioè, per voler dire che cosa, per significare che cosa? Che sei un essere ormai finito? Per dire io ho un conto nulla? Perché dire la proprietà? Per quale motivo? Cioè, è uno che ti deve che ha 91 anni. È brutto, a me sembra molto brutto. A me sembra molto brutto. Sì, sì, sinceramente sembra brutto. Perché l'età non conta, stai parlando, sei un essere umano vivo e parli con un altro essere umano vivo. Per giustificare il proprio rimbecillimento in qualche modo, ma perché? Per quale motivo? Non si deve dire. Mi dà fastidio. Io voglio vecchi ma ancora vivi. Uno che dice così già si è scavato la fossa. Secondo me, sì, sì, fischia, fischia in faccia sto. Vabbè, andiamo qua. Un professore. I professori non ci sono, no? Come sono, come dottori e preti, sì. Comunque ci si prova. Vabbè. C'ho 91 anni, ho capito, vabbè, 91 anni, d'accordo. Non è una buona scusa, ragazzi, non è una buona scusa. No. Io non lo direi, io a 91 anni direi, affanculo, non mi rompere i coglioni, ma non direi, c'ho 91 anni, ormai sono vecchio e rimbecillito, cioè, lascio intendere questo. Perché? Professore non c'è, già lo sapevo. Quindi niente, professori, dottori, come li trovi? Dove li trovi? Preti, non c'è verso, vabbè, non importa, andiamo avanti, sì, e vai. O vediamo qui se c'è qualcuno a cui possa chiedere qualche cosa nel mio bel idioma idiota, insomma. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Fulvio? Sì. Ah, te mai capitate di rimanere appiccicato? Non ha capito. Te mai capitate di rimanere appiccicato? Ma che dice? Ha detto, te mai capitate di rimanere appiccicato? Ma chi l'ha mandato? Ma che cerca? Ma come, che c'entro? In che cerco? Fulvio, sei Fulvio, no? Il figlio. Se tu sei Fulvio tu mi devi rispondere. Vabbè, ma non ti capisco, non ti fai capire. Ti parlo italiano, io sono toscano, nella mia regione è nata la lingua italiana. Va bene, ma la lingua volgare. Sai perché si chiama volgare? Perché c'è cazzo, fica, puttana. Allora, insomma,
te mi capitate di rimanere appiccicato, capito? Ma non ho capito, ma se puoi parlare italiano, se non capito. Ma io sto parlando italiano, è la lingua di Dante. Te, pronto? Ma io non lo so, bisogna riamarlo. So. Ma come non capito? Te mi capitate di rimanere appiccicato? È una frase semplice. Te mi capitate di rimanere appiccicato? Pronto? Ma cerchiamo di capirsi, no? È quello che dico io, se non lo capisco, parla la lingua mia. Detto, no? Ma, dai, ora ho detto capisci, tu mi hai capito. E allora, ma non ti capisco. Allora, ascolta. Ecco. Te ma capita a te di rimanere appiccicato. Ma ora incomincia che devo chiamare la polizia. Ma hai capito che ti ho detto? No, ho capito. Ma, parla italiano. Ma sto parlando italiano. E io non ti capisco. Te ma capita a te di rimanere appiccicato. Scusa, ma che... Senti, dai, questo bel nome d'antico romano, Publio, ma è incredibile questa gente non riesce a capirmi. Eppure è così semplice la frase, vero? Andiamo avanti. No, che ho fatto? Ho sbagliato. Aspetta, fammi rifare sto prefusso. Dunque, sì, voi mi avete capito, vero? Vedi, vedi, il problema è questo, che loro non capiscono. Ti è mai capitato di rimanere appiccicato? Pronto? Pronto, signora, senta, io vorrei chiedere una cosa a Renzo, è possibile parlarci? Sì, mi dica, chi è lei? Io sono mi chiamo Franco, volevo chiedergli se gli è mai capitato di rimanere appiccicato. Come? Gli volevo chiedere, io sono toscano, gli volevo chiedere se a lui gli è mai capitato a lui di rimanere appiccicato. Forse no, a lei sarà capitato. Vede che mi ha capito, no? Mi ha capito, no? Ora? Certo. Mi ha capito. Cioè, volevo chiedere a lui, ma no, capito, se gli è mai capitato di rimanere appiccicato. Renzo. Ecco, Renzo. 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 Ma non con lei, magari non gli è capitato con lei, magari con qualcun altro, capito? Può darsi. Vedi che ce lo dice lei, si vede che era presente, ha sentito la scena. È una domanda, no, gli ho chiesto se gli è mai capitato, capito? Mi rimane appiccicato, il discorso è quello. Via, me lo passa, via. È così simpatica anche lei, che quasi facile. Certo, siamo simpatici tutti. Ci proverei anche io a appiccicarmi. Dunque, Renzo, prendi un po' il telefono. Prendilo in mano, Renzo. Intanto lei ascolti tutto, signora. Così no, almeno... il signor sì. Franco che ti vuole. Franco. Pronto? Pronto, Renzo? Sì. Senti, ti volevo chiedere, sono Franco. Chi Franco? Franco, quello di Firenze. Ti è mai capitato a te di rimanere appiccicato? Ma chi è? Renzo. Senti, la tua moglie me la ride, è contenta. Senti, ti è mai capitato a te di rimanere appiccicato? Senti, io mi sono rotto le scatole. Ma come le scatole? Io ho parlato con la tua moglie ed è proprio simpatica. Ma io sono antipatico. E te sei antipatico parecchio, sai? Sì, sì. Ma parecchio, ma te mi ha capitato? Ma fanculo. Ma signora, sentite. Senta, che... Senta, chi sta proprio bene, ma chissà quante volte ci è andato, vero? Ma ci vuole sempre... sì, per forza. Rimango sempre appiccicato, signora. Lei ci è rimasto sempre. Sempre appiccicato. Ancora c'è. Appunto, però saprei come si faceva... a levarlo, capito? Oddio, mamma mia, culo. Allora anche lei ha preso un po' quota, appena lui ha detto in quel modo lì, lei subito anche sia da un'altra. Mi piace questa frase, però l'ho coniata per l'occasione, mi piace? Ma capitano, mi appicciavo. Mi piace, è simpatica. Sì, è simpatica, poi è piena di significato. È butto. Quindi, vediamo. Lei aveva capito, però. E lui non capisce. Gli uomini sono duri. Duri di menta, duri. Vediamo un po'. Sembra che qui invece no. No, eh? Sembra che no, eh. Va bene. Figurati, da lì a là, basta fare un altro numero. Che stoffa, ecco così. Ecco, ora facciamo il numerino. Già. No, devo aver sbagliato qualcosa. Telecom. Lo sapevo. Aspetta, questi sono numeri trabocchetto. Ci sono dei numeri trabocchetto. Veramente si leggono male, perché sono fitti.
tra l'altro io ce l'ho abbastanza distante il monitor con i numeri, ma ci vedo bene, però quando si alternano, no? E ne fai uno in più, uno in meno, te freghi. Vediamo se gli è mai capitato questo. Pronto? Pronto, signora? No, signore? Sì, mi dica. Ah, scusa, Domenico, lei? Mi dica, chi è lei? Io sono Franco. Franco chi? Nel senso sono sincero. Volevo dire, Domenico, oh. Mi dica. Ti è mai capitato a te di rimanere appiccicato? Non ho capito. Ti è mai capitato di rimanere appiccicato? Come parla lei? Come parlo? Io parlo bene, parlo con la lingua di Dante. Ti è mai capitato di rimanere appiccicato? Non capisco. Ma come? Mi sembra chiaro, no? Allora te lo tiro piano piano. Senti, Domenico, a te, ti è mai capitato di rimanere appiccicato? Che male mi fa rimanere a questa età? Una canzone vecchia, che male mi fa rimanere a questa età? No, ho detto, ti è mai capitato di rimanere appiccicato? Ma come tu mi capisci? Non ti capisco, no. Ah, scusa, io parlo. Che sei di Grosseto? Sì, sono di Grosseto, sì, va bene, sono di Grosseto, va bene? No. Appunto a Grosseto parlare così. Sì, parlo tutti così a Grosseto, sì, va certo. Però cerca di spiccicare bene le sillabe. Cercherò di. Ma va bene, aspetta. Te ma capitato di rimanere appiccicato? Mai, mi è mai capitato? Ecco, bravo. Te ma capitato di rimanere appiccicato? Di fare? Allora, te ma capitato di rimanere appiccicato? Di rimanere appiccicato? Oh! E dove? Eh? Rimanere appiccicato dove? Hai culo, no? Scusa. Ma che stai a fare uno scherzo? Sì, no, a Grosseto siamo così. Siamo grosso delle tani. Ma perché mi conosci? Ti conosco, sì, Domenico. Porca miseria. Ma che... E ti ho detto, se ma ti dà di mai appiccicato. E te non andavo io, fino a che non te l'ho detto per benino, vero? Detto per benino. Madonna, ragazzi, da tanti anni non ci si vede, non ci si sente. Ma non ti ricordi nulla? Porca Franco, miseria. Di Grosseto. Franco di Grosseto. Franco di Grosseto. Sì, è un Franco, me lo ricordo, ma sono tanti anni. No, lo vedi, è quello che dicevo io, sono tanti anni, appunto, e sono io. Ah, ho capito. Senti come parlo, come si parla a Grosseto, no? Vale, vale. C'ho un nipote a Grosseto io. C'ho un nipote a Grosseto, sì. Il dottor Pedro Garino. Ah sì, ma che bravo, mi fa piacere. Giuseppe. Sì, ma guarda, me che me ne frega, scusa, io lo conosco benissimo, sai. Ah. E anche lui rimase appiccicato. Anche lui. L'ha appiccicato con una signora. Ah sì! Ma te non ti è mai capitato rimanere appiccicato? Ma da dove mi telefoni? Da Grosseto? Sì, te ne fa Grosseto. Grosseto Maremma Maiala. No, Maremma buona! No, Maremma Maiala! No, Maremma buona! Ma che si Maremma buona? Maremma. Si sta bene in Maremma, però le Maiala. Le Maiala, secondo io, le Maiala. Maremma Maiala. Sì, perché si sta sempre appiccicato in Maremma. Io non so perché. L'altro giorno stava una cinghialessa, no? Una cinghiala che è la passata dalla Maremma, è pieno di cinghiali, no? Sì, sì. E poi allora ho detto, madonna me la un culo. Andavo lì, tum, e sono rimasto appiccicato, lei diceva, oink, 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 e diceva, oink, oink, e diceva, come si fa? Ma insomma, le arrivava un cacciatore e gli ha sparato questa cinghialessa. Lei è morta e allora mi sei tutta mosciata, insomma mi è sortito fuori. Senti, ma io sono impegnato qua, facendo dei lavori. E che lavori tu fai, Nini? Mi stanno aggiustando l'impianto elettrico. L'impianto elettrico? Sì. Sta attento a non pigliare la scossa, se no tu rimani appiccicato, davvero? Tu rimani attaccato! Va bene, senti, ti ringrazio. Senti, ciao. Domenico, ciao, stammi ciao. Bene, stammi mi raccomando, bene, cerca ciao. Di stare appiccicato, sì, vorrei tanculato. Ciao, addio, che gente c'è nel mondo. Vuoi ascoltare i più bei sondazzi del G? Collegati al sito www.ildispettoso.com.
E vuoi il G per un grande spettacolo in piazze locali, feste private? Chiamalo dalle 3 alle 4 allo 0574 57 17 21. Tazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...